Un percorso importante che ora nasce con Avellino, sicuramente hai avuto anche contatti con Alberani, con Sacripanti che ti hanno presentato il progetto iniziato quest'estate. Un punto di partenza, diciamo, più che un punto d'arrivo. Ho passato qualche ora al telefono con Piero Sacripanti, che mi ha illustrato il disegno della squadra di quest'anno, e sono rimasto colpito dalla volontà sua di mettersi in gioco e di voler fare una squadra che ha voglia di lavorare, che è una squadra umile e che sicuramente volevo far parte. Come vivi questo trasferimento da Reggio Emilia ad Avellino? Tu con Reggio Emilia hai iniziato con la Nazzareno Carpi, però con Reggio Emilia hai condotto davvero tutte le trafile fino ad arrivare alla prima squadra, alla massima serie. Sì, chiaramente da quando sono piccolo che ho giocato per la pallacanestro reggiana, però adesso è ora, insomma, che io trovi la mia strada e Avellino. Spero sia la piazza giusta per ricominciare un percorso da giocatore professionista. Ti sarei fatto anche un'idea del roster che è in fase di allestimento, ci sono i primi acquisti come quelli di Torian Green e Benassevei Calas, inoltre ad Avellino ritroverai Riccardo Cervi che è un tuo compagno di squadra storico. Sì, i nuovi acquisti onestamente non li conoscevo, quindi sarà anche per me una sorpresa conoscerli e conoscerli anche dal punto di vista professionale. Sono contento di trovare Riccardo, che siamo comunque, oltre che compagni di squadra da tanto tempo, siamo ottimi amici e quindi ci aiuteremo ancora di più in questa stagione che per entrambi può essere veramente importante. Calas fu protagonista in una gara di Eurocup giocata a Bologna tra Reggio Emilia e Sì, Bonn. esattamente. Sì, cioè, insomma, la parte per lì è stato super, però insomma, da una partita non si capisce proprio il giocatore. Io seguivo un po' i tabellini, però insomma, conoscerlo a 360 gradi è importante, non solo all'interno della partita. E Avellino l'hai conosciuta più volte da avversario, cosa provi per questa nuova esperienza? Cosa ti aspetti da Avellino? Avellino che è in cerca di giocatori di grande carattere, tu l'hai sempre dimostrato. Io voglio portare ad Avellino le mie capacità, so quello che posso fare, quello che devo migliorare. Arrivo con una grandissima carica, una grandissima voglia di lavorare, di fare, perché insomma, vorrei comunque dimostrare a me stesso e a tutti gli altri che posso giocare comunque a una categoria più alta. Ecco, dal punto di vista professionale potrebbe essere la stagione che ti vedrà impiegato finalmente con un giusto minutaggio in Serie A, e questo è il tuo obiettivo? Ma sì, penso che a 23 anni la gavetta l'ho fatta da quando aveva 17 e adesso voglio iniziare a fare minuti importanti. Chiaramente non voglio che nessuno mi regali niente, me li vorrò guadagnare in allenamento e in partita dal primo giorno.